Ancora una volta Chioggia per parlare di Ittica, ma parlare anche con la Coldiretti, quindi un occhio di riguardo anche all'agricoltura. Com'è la situazione in questo momento, onorevole? Come sapete, io sono coordinatrice per la pesca, per il mio gruppo, per la Lega, il gruppo ID, ma sono anche in commissione agricoltura e anche in commissione ENVI, che è Ambiente e Salute Pubblica. Ho voluto queste commissioni perché in qualche modo sono tra loro tutte collegate e si riesce ad avere quindi una visione completa di dove voglia andare l'Europa. Purtroppo vediamo che la direzione è Green Deal, Farm to Fork e biodiversità, per cui perseguire questi obiettivi va a penalizzare sia nel settore della pesca che nel settore dell'agricoltura le nostre piccole e medie imprese, i pescatori e anche i nostri produttori, se dobbiamo parlare di entrambe le commissioni. Quindi oggi mi fa piacere essere qui per poter in qualche modo discutere sia di pesca e poi se c'è l'opportunità anche di agricoltura con il settore, per chiarire e chiedere anche supporto a loro perché lavorino assieme al governo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi, in Europa. Un comune problema è la siccità, sia per l'Ittica che per l'agricoltura. Cosa sta facendo l'Europa? Che prospettive ci sono nell'immediato e nel medio termine? L'Europa in questo momento non è che possa fare un granché perché se non provvedere con degli interventi strutturali, cosa che ci siamo attivati chiedendo appunto dei finanziamenti o altro perché si possano utilizzare o creare dei sistemi innovativi per aiutare per questo problema della siccità. Ovviamente l'Europa non può far piovere, per cui dobbiamo trovare delle soluzioni alternative che possano in qualche modo aiutare tutti i settori di cui che necessitano di acqua.